Avete visto che manovre spettacolari ha fatto la Giulia in Six Underground su Netflix? Questa è la macchina con cui il regista Michael Bay ha realizzato le riprese. Siamo riusciti a farcela dare per vedere come è fatta, per scoprire cosa è in grado di fare e per capire cosa c'è dietro gli effetti speciali di un film così. Mettetevi comodi e iscrivetevi al nostro canale. Six Underground è la produzione più importante realizzata da Netflix finora, in termini di tempi di realizzazione e di investimento stimato in 150 milioni di euro. Molte scene sono state girate in Italia, tra Firenze, Siena, Roma e Taranto, e nei momenti di guida più estrema la Giulia Quadrifoglio è stata affidata a piloti in grado di intraversarla a pochi centimetri da marciapiedi e muri, infilandosi a ruote fumanti negli spazi più stretti. Ecco perché abbiamo chiamato Federico Sceriffo, che dopo essere diventato campione italiano è stato più volte in Giappone, la patria mondiale del drifting, entrando a far parte del Team Orange dopo aver vinto 5 titoli europei. Negli anni successivi ha continuato a vincere in eventi come il World Drift Summit e Competition Nation Cup o davanti al pubblico dell'International D1GP Exhibition Match di Tokyo, per essere poi chiamato da Red Bull nella Drift Battle sulla famosa salita di Tianmenshan in Cina, chiamata Strada verso il Paradiso, dove ha battuto il padrone di casa Lang in diretta sulla TV cinese. Grande! Vedo che l'hai già fatta tua. Sì, lei è mia. E pensando a Fiorella, la tua altare baby, scommetto che le hai già dato un nome. Gli abbiamo già dato un nome. Si chiama Lady G per Lady Green. E abbreviazione la chiamiamo Lady adesso. Questo... E quindi è più giovane di Fiorella. È più, un po' più giovane di Fiorella, è una signora con qualche anno in meno. Sempre una bellissima signora italiana, diciamo, sai, con diverse caratteristiche, no? Ecco le caratteristiche. Quindi hai già trovato la sua anima, diciamo. Sì, sì, e come? Ah, abbiamo già fatto un bel po' di chiacchierate insieme e ci vogliamo... ci piacciamo già tanto io e lei, sai? Guardando il film, sì. Visto che... l'hai già inquadrata un po' come carattere. Sì. Pensi di aver capito quali scene potrebbe aver fatto? Allora, il film, questa qua l'hanno usata, sono sicuro al mille per mille, nelle scene, nello stretto, col pavé. Quindi durante le riprese dici che lei si è un attimo defilata. Lei si è defilata, è per questo che, diciamo, è l'unica sopravvissuta. Hai capito. Quindi... è stata sveglia, ha detto andate avanti voi che a me scappa da ridere, fallo te il salto, infilatite nel palazzo. Ma perché il destino era che noi... Il destino, nulla capita per caso, amico mio, no? Ed eccoci qua, mi avete dato questa bellissima opportunità, voi di Motor One, Alfa Romeo, con questa bellissima creatura. Guarda, sono veramente gasato oggi. Raccontiamo anche un... altri retroscena, perché visto che le macchine hanno una storia, no? Questo sì. È manuale, scommetto che tanta gente da te vuole sapere che tipo di manovre durante i film si possono fare, magari tutti pensano alla frizione, la sfrizionata. Certo. Raccontaci. Allora, con il manuale ovviamente tu puoi iniziare il traverso con il freno a mano. Ok. E abbiamo bisogno per forza della frizione per mandare in folle il ponte dietro. Okay. Perché altrimenti quando tiriamo il freno a mano la macchina vuole spegnersi, no? Mandiamo in stallo il motore. Okay. Quindi il cambio manuale serve, sicuramente non è il caso della Giulia Quadrifoglio, ma serve anche per avere la frizione, che ogni tanto gli diamo una svegliata. La frizione in mano, diciamo. Esatto, gli diamo anche una svegliata per non scalare quando siamo di traverso. Noi drifter ogni tanto gli diamo una bella svegliatona di frizione. Diciamo che con questa basta accelerare con la modalità race ed è sempre festa. Ok, senti, siccome l'hai già sentita, parliamo di bilanciamento, la gente pensa ai pendoli, gli schiaffi. Allora, cosa hai sentito? Io ho sentito che è una macchina che ti parla, è una macchina che ti dice stiamo perdendo il retrotreno, cosa facciamo? Capito? E poi te lo richiede anche un paio di volte, è molto raro che le macchine sono così sincere. Un'altra cosa che ha la Giulia è che ha un rapporto di sterzo molto diretto. Bellissima, ha un inserimento, sembra una katana, sai, ho fatto tanti anni in Giappone io, e quindi mi viene in mente questo. Poco angolo volante riesci a gestire. Ha una precisione che è disarmante. Perché noi andiamo, capisci? Sempre sul limite. Ma noi francamente teniamo la macchina sotto controllo, fuori dal limite. Ok. Io lo chiamo caos sotto controllo. Bello. Sai cosa facciamo? Sì. Andiamo a indagare quali modifiche sono state fatte. Yes sir. Ovviamente solo il manico di un pilota non basta, servono tante gomme. Nel nostro caso dei Pirelli P0 Corsa,
gonfiati a 3 bar a freddo sul retrotreno per diminuire il livello di grip molto elevato e per rendere più lineare la gestione del limite con angoli di imbardata così alti e prolungati nel tempo. E serve la macchina giusta, con qualche accorgimento tecnico che in questi casi fa la differenza, a cominciare dai controlli elettronici, su cui nel nostro caso ha messo mano un tecnico per attivare la cosiddetta modalità banco, proprio come è successo durante le riprese del film Six Underground. E poi c'è il freno a mano idraulico, anche qui allestito dalla produzione su richiesta degli stuntmen e per quanto ci riguarda montato dal team di tecnici di Federico Sceriffo, che ha adattato alla Giulia una leva delle sue auto da corsa per dare spettacolo in questo video. E infine c'è la preparazione motoristica. Dopo che il regista Michael Bay ha scelto la Giulia Quadrifoglio come protagonista, la produzione cinematografica all'insaputa di FCA ha affidato le auto alla Federacing di Roma. Siamo stati interpellati alla fine di luglio per il potenziamento delle Alfa, perché avevano necessità di avere una potenza molto evidente sul basso regime. Il primo intervento che ho fatto presso Cinecittà, sono arrivato lì e ho visto tutte queste macchine, questo staff di persone. C'erano dei ragazzi, dei tecnici che venivano dall'Inghilterra per tutto l'allestimento delle vetture, roll bar, freno a mano idraulico, tutte le preparazioni per strutturare le vetture e poter far sì che poi facessero gli incidenti. A parte questo, abbiamo parlato con il responsabile che ci ha fatto questa richiesta e siamo partiti, diciamo, con lo sviluppo. Ho dovuto fare le letture di tutte le mappe delle macchine, perché ogni macchina comunque ha dei codici software che non sono uguali una all'altra. Da questi codici software abbiamo realizzato poi un solo programma che è stato sviluppato su una macchina stradale di un nostro cliente, su dei circuiti dove potevamo logicamente provarla. Fatto questo, abbiamo riportato il tutto sulle macchine di Six Underground. Il mio lavoro consiste nell'accontentare in ogni cosa, diciamo, la regia, quindi si è formata la squadra veicoli di scena e noi ci siamo occupati di accontentare tutte le richieste. È stata scelta la Giulia. Delle macchine inseguitrici abbiamo scelto un C63 AMG, un M5, un STI, una Subaru. Lavorare con pezzi del genere e divertirti avendo un budget nel prendere, preparare, sfasciare, esplodere, guidare. Penso una delle cose più belle di questo lavoro. Insomma, dietro a delle scene di inseguimento così spettacolari c'è una preparazione di mesi e il coinvolgimento di centinaia di persone. Attraverso il nostro network internazionale Motor One e motorsport.com siamo riusciti ad entrare in contatto in particolare con il gruppo di piloti che hanno eseguito le richieste del regista Michael Bay, composto fra gli altri da drifter colleghi di Federico Sceriffo, come il norvegese Fredrik Asbo, e da società che raggruppano stuntman professionisti come la Drivers Incorporation e la A2 Production. Ed ecco cosa ci ha raccontato uno di loro. Brett SMRZ. As you know, for us in Italy, Alfa Romeo is a very popular car brand. Was it the first time for you driving an Alfa? It was the first time. I really enjoyed driving the car. It was really great. I would own one for myself on the street if I could. And we actually had the Alfa technicians come out and they helped us tune the car and get it sorted and get it, you know, situated so we could drive it and do all those cool shots, make the smoke scenes and all that stuff. The car was really sorted out by the time we had it for the film in Italy. It was a great time. So talking about your job, you're a pro. A lot of people is asking, for example, how many times do you usually have to drive during the scenes? Do you have some moments in the movie that the action scene that the director was asking you was just once, and then you couldn't have a second attempt or something like this? There were some moments. We were doing a lot of shots. We were probably doing 15 shots, setups, different setups a day. So we were moving all over the place. You know, we were working 15 hours a day, just scrambling all over the city. So we did have a lot of times where everyone was in a rush and we'd get to the spot and we would only have time for one take. And there was really no practice runs because we were on the streets of Italy and, you know, it was very prestigious to be there and we didn't want to ruin anything. So we figured if we were going to ruin something and make an accident, then it was going to be on camera, you know. So we didn't have any practice runs or anything for the most part. I did get to go out and like walk around and see the streets, so I got to kind of view them before I drove them.
But no, a lot of the shots were just kind of there. We were just showed up and just did it. And you remember maybe the most exciting or most difficult maneuver you had to perform during the shots? Yeah, there was actually two that really ring a bell for me. So there was the first one was when I was doing the 180 shot with the truck, when I slide at 180 and the truck came up and slid. And so the truck was actually, it was CGI, but I was sliding up to a hard mark because they had to put the truck there. So that was really difficult. It was a 270 to a hard solid mark, and that was really hard. I took me three times, but I'd been doing it in the wet with motorcycles, and we were just doing that shot. And then when it came time to doing like on a specific mark, that was the hardest one. But it took us three shots. We finally got it, and it was incredible. So I loved that shot. And then the other one was when I'm busting through the glass door and going into the museum. That was all, it looked very easy, but it really wasn't, because there was like this much room on both sides of the car. Because even though there was space from the door, there was like little architecture things that popped up that were on the floor. So that made it even tighter. And you couldn't see that in the shot. So it was very, very tight. And once I got inside, there was a statue in there, and I definitely could not hit that thing. So that was, it was very close from the door. So that was really nerve-wracking. And once that was over, I was very happy. Okay. C'è chi, come me, le auto le prova per descrivere come vanno, chi le collauda per renderle più sicure, più belle da guidare, chi le fa correre in pista per vincere, e poi c'è qualcuno che è come se le facesse volare, i campioni di drifting e gli stuntmen, che ci fanno davvero sognare nei film, perché senza le loro manovre reali, gli effetti speciali non basterebbero. Qual è il vostro film preferito? Quali sono le evoluzioni più belle che avete visto in un film con delle auto protagoniste? Scrivetecelo nei commenti e continuate a seguirci su motorone.com. Dimenticavo, ancora tanti auguri considerando il periodo di feste. Ovviamente anche il prossimo anno, sempre con la stessa immensa passione per le auto che abbiamo tutti in comune.